Che un folle si dobbiamo forse
quella vita che ci è stata data, ecco, da Dio, quella vita che la consideriamo come un dono di Dio, viene così, ecco, ad essere distrutta in quella maniera. Ma oggi, ecco, mi pare il tema prevalente di questa domenica è quello della sofferenza umana, sia fisica che morale, perché tutti e due realmente addolorano la vita dell'uomo. Però dobbiamo anche considerare che questa sofferenza è stata redenta da Cristo, che l'ha assunta su di sé e ne ha fatto anche strumento di salvezza. Lo constatiamo noi. Quando la sofferenza e il dolore colpisce la creatura umana dal suo cuore, dalle sue acque, esce fuori il lamento umano, come quello di Giove, personaggio biblico sul quale si sono attenzate le sofferenze e il dolore della croce. Egli, sappiamo bene dalla Sacra Scrittura, era un uomo, è un uomo ricco e buono, ma prova nella sua vita razzie, distorsioni, lutti, malattie, eppure continua a confidare nel Signore. Oh, quanto ne sentiamo oggi di persone che dopo certe difficoltà che incontrano, oh, si allontanano dalla fede, abbandonano quel Dio che forse per un tempo anche hanno amato. Invece Giove dice di sé: il Signore mi ha dato, il Signore mi ha tolto, sia benedetto Lui. Il dolore che è un mistero, è veramente un mistero, che se l'uomo conoscesse bene il suo valore, beh, certamente lo accetterebbe. Quindi spesso noi diciamo che le sofferenze ci vengono inflitte perché noi siamo peccatori, perché siamo cattivi, perché veniamo messi alla prova. Però Giove confida, perché Dio è più grande del dolore, e la spiegazione la si trova solo nel suo cuore onnipotente, perché alla fine la scommessa è finita. Nonostante tutte queste peripezie che Giove sopporta, tuttavia dice: tutto gli sarà restituito, tutto gli sarà dato al mondo di nuovo, così come gli era stato tolto violentemente. Quindi fidarsi in Dio e fidarsi di Dio è l'atteggiamento proposto alla vita dell'uomo per essere da Lui beneficati e salvati. Dobbiamo comprendere, dobbiamo prendere in considerazione questo benedetto dolore, questa benedetta sofferenza che viene molto spesso a insinuarsi nella vita dell'uomo. Il Vangelo, cari, ci presenta una giornata di Gesù. La miseria lo assalta, tutti i malati lo cercano, gli eredi e veramente il consolatore degli amici, la salute degli infermi. Per questo Gesù va all'assalto in difesa dei malati, considerati maledetti da Dio. Si apposta, prende per mano, guarisce, scaccia i demoni, ma soprattutto Gesù fa una cosa: va ovunque a predicare il Vangelo. Gesù con i malati va sempre oltre, richiede la fede, guarisce l'anima. I suoi miracoli tendono a diventare misteri, sacramenti di salvezza. È inutile, direi io, a questo punto, restaurare la facciata se prima non si restaura il cuore. Gesù salva la crocifissima. È da quella croce che viene data a noi un esempio meraviglioso di come dobbiamo sapere accettare il dolore, perché egli per primo l'ha accettato. Dio è vicino però a chi soffre. Il dolore esiste solo dove è lì, dove è amore. Il dolore troppo spesso è assurdo, non ha senso, ma sempre possiamo dargli il senso. Nessun dolore è sterile,
se sofferto con Dio, diciamo, praticare. Io non è che sappia molto parlarvi così del dolore, con di dolore, però posso dirvi che Dio, ecco, ci può aiutare, Dio ci può comprendere, Dio ci può assistere sempre, perché è soprattutto amore. La seconda lettura che abbiamo ascoltato di San Paolo ai Colossesi è una miniera di scrivi di carattere missionario, di carattere evangelizzatore. E anzitutto il dovere che Paolo si sente di predicare il Vangelo. Cosa c'è detto? Guai a me se io non evangelizzassi, guai a me se io non andassi a predicare il Vangelo. L'evangelizzazione è qualcosa di facoltativo, anzi dobbiamo dire che tutti quanti incontri questo dovere, sia su noi religiosi, su noi sacerdoti, sia su voi cristiani. Voi che avete abbracciato la fede cristiana, ma è essenzialmente inerente alla vocazione cristiana questo dovere di annunciare il Vangelo, soprattutto con l'esempio della vita. E Paolo non ha bisogno di un'offesa, perché il suo annuncio è più grande. Io lo faccio perché per me è un dovere, diciamo, e lo faccio soprattutto per conquistare gli altri che si fa uno con loro. E gli stessi ce l'ha detto in quella bella lettura: io mi faccio tutto per tutti. Ecco l'impegno che gli si assume nella sua vita. È una scena meravigliosa che noi cristiani, con l'apostolo Paolo, ognuno di noi deve essere presente e credere, anche specie quando sono nel dolore e nella debolezza. Certo, con l'aiuto che noi possiamo dare a chi eventualmente soffre nella condizione umana, questo credo che sia un atteggiamento consono alla vita di noi cristiani, perché l'esempio lo abbiamo da Cristo stesso. Nella famiglia e nella società, crediamo. Signore,
perché attraverso l'Evangelica carità possano trovare luce, conforto e speranza. Preghiamo. Per le mamme che portano in grembo una nuova creatura, perché sostenute dalla comunità cristiana ripongono la loro fiducia e speranza nel Dio della vita. Preghiamo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza.
Padre, Padre, Santo, Padre, Dio mio, Santo, Santo, di me queste donne con le persone dello Spirito, perché li dedichiamo per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, il nostro Signore. E io credo si liberi della sua passione, perché il pane e le grazie, lo spesso lo diede ai discepoli e disse, prendete e mangiate, tenete tutti, questo è il mio corpo. Soltanto la parola.
vogliamo così veramente glorificare Dio per averci dato questo nostro conterrato, è una grazia e un beneficio che Dio concede a tutti quanti noi, perché ignorando l'aiuto di questo nostro confratello possiamo così dare senso alla nostra vita cristiana. Ma ce n'è anche un altro che ancora non vuole degli onori e degli altari, Sant'Egidio sì, ma c'è un fraticello umile fra Giuseppe Ghezzi che anche lui è morto in concetto di santità e per il quale ci si sta prodigando perché possa sempre agli onori degli altari. Il beatificio il 7 febbraio e ci sarà quindi la messa regolarmente e poi dopo ci sarà la lezione divina. Mentre per Giuseppe Ghezzi la celebrazione sarà poi lì al 10, ma la messa ovviamente si dirà la sera il 10 febbraio. Poi sabato 11 febbraio è la giornata della Malata e la Madonna di Lourdes, per cui tutti coloro che hanno qualche dolore, qualche sofferenza, qualche malattia in casa, forse non mancano nessuno queste cose, e poi sappiate che alle 10:30 sabato vi sarà la celebrazione dell'Eucaristia e sarà amministrato poi subito dopo la messa anche l'olio degli inferni a chi lo desidera, ancora non lo conosco, ma a tutti quanti può essere fatto. Auguro a tutti una buona domenica. Il Signore sia con voi. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Rendiamo grazie a Dio.